Lei ed Anzianì erano innamorati cotti. Viniti sono stati quando lei mi ha chiesto se avrebbe fatto male a scrivermi. All'inizio gli ho detto di sì, ma poi gli ho detto di no, che avrebbe fatto bene a scrivermi, a condizione che mi mostrasse sempre tanto le sue lettere quanto quelle del ragazzo. Poi ho combinato un incontro. Ma Danceny era talmente paralizzato dalla propria cavalleria che non l'ha toccata neanche con un dito. Tutte le sue energie vanno nella composizione di certe poesie, piene di concetti, ma di nessun effetto pratico. Io ho cercato di ravvivare un po' la cosa, rivelando a Sissi che sua madre voleva darla in moglie a Gercù. All'inizio lei si è spaventata, scoprendo che si trattava di un vecchio fossile. Poi, quando ho finito di descriverglielo, lo odiava, già come fossero sposati da 10 anni. Allora, la piccola lo ha detto al suo confessore, il quale non l'ha presa per niente bene, e pregava il Dio di farglielo dimenticare. Esercizio piacevolmente contraddittorio. Intanto lui se ne stava con la coda fra le gambe. Io ho potuto fare una cosa sola. Ho organizzato un ultimo incontro fra i due perché si dicessero addio. Speravo che almeno lì succedesse qualcosa. Ma alla fine che scopro? Che Danceny è riuscita a tenerlo alla mano per 5 secondi e che quando lei l'ha pregato di lasciarla, lui ha obbedito, con gran dispiacere della poverina. Bisogna proprio raddrizzargli la spina dorsale, quel giovane. Ad un certo punto lei mi ha detto: «Oh, madame, vorrei che voi foste Danceny». E sapete che vi dico? Per un momento lo avrei voluto anch'io. Spesso mi domando come ho fatto a reinventarmi. Lo sapete, non ho avuto altra scelta, sono una donna. Le donne sono costrette ad essere infinitamente più abili degli uomini. Non hanno tempo per coltivare talenti superflui. Voi credete di impiegare tanta astuzia nel conquistarci quanto noi per cedere? Se le cose stiano proprio così, non lo so. Sta di fatto che da quel momento voi avete in mano tutti gli assi. Potete distruggerci in qualsiasi momento lo desideriate. Noi, denunciandovi, otterremo solo di aumentare il vostro prestigio. Non possiamo liberarci di voi, nemmeno quando vogliamo. Noi siamo costretti ad escogitare una strategia per liberarci di voi, così che voi altri vi crediate troppo in colpa per nuocerci, oppure trovare un sistema sicuro per incattarvi. In ogni caso, a voi bastano poche parole, ben dette, per rovinare per sempre la nostra reputazione e la nostra vita. Ecco perché sono stata costretta a diventare
non solo me stessa, ma tante vie di scampo, quante non ne ha mai concepite nessun'altra, me compresa. Ecco perché ho sempre dovuto avere la presenza di spirito necessaria per saper inventare. E ci sono riuscita, perché ho sempre saputo di essere nata per dominare il vostro sesso e vendicare il mio.